Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte, oggi faremo insieme la borsa stella in 3D, vedete? Anche oggi utilizzerò un cordino eh, dell'azienda Borgo De Pazzi ed esattamente il cordino Ares, andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò che ci servirà per poterla realizzare insieme. Per il progetto di oggi andremo ad utilizzare... Il cordino Ares che già vi avevo presentato in un mio precedente tutorial. La tonalità di oggi la trovate sul sito col numero 33 e con questo codice non solo il cordino Ares ma tutto ciò che è presente sul loro sito lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro. Questo cordino, come vi dissi l'altra volta, è veramente molto morbido quindi ha una resa. La, la borsa, se utilizzate dei punti eh, semplicissimi, la borsa tenderà un po' a, a stare molle, quindi io vi consiglio, come appunto il precedente tutorial, il punto coccodrillo, eh, non occorrerà irrigidirla o mettere della rete. Anche il progetto di oggi appunto non servirà a fare nulla di tutto questo perché il tipo di forma che assumerà starà appunto in forma e quindi non, non serviranno ulteriori passaggi. Le rocche sono da 500 grammi e per questo progetto ne serviranno circa 200-220, al massimo si può arrivare a 250 se volete fare manici appunto all'uncinetto. Poi ci servirà una calamita per chiudere la borsa, io utilizzo sempre quelle da cucire e una coppia di manici sia in resina che in metallo che trovate, sia questo che anche la calamita li trovate eh, su Amazon o le mercerie online. Per Quanto riguarda l'uncinetto, io per il cordino Ares utilizzerò il 3 e mezzo, ma adattate alla vostra mano l'uncinetto che vi sembra più congeniale, anche perché l'ares si lavora tranquillamente sia col 3, col 3 e mezzo che col 4. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando 6 catenelle: quindi 1, 2, 3, 4 5 e 6. E chiudiamo in tondo con un punto bassissimo sulla prima catenella eseguita catenella facciamo un punto basso all'interno del cerchio che si è formato e poi andiamo ad eseguire 15 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13, 14 e 15. Nuovamente nel nostro cerchio andiamo a fare un punto basso e ripetiamo quindi questo passaggio di 15 catenelle. In totale devono essere 8 perché saranno queste le nostre punte. Quindi ci rivediamo non appena le abbiamo completate tutte. Siamo quasi arrivati a fine giro, manca l'ottava punta, quindi ho fatto le 15 catenelle faccio un punto basso all'interno e poi vado a fare un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo eseguito prima delle 15 catenelle e chiudo ed ecco il primo giro e queste saranno le nostre 8 punte adesso cosa facciamo sempre una catenella inizio giro e adesso cosa facciamo? Non cominciamo dalla prima catenella eseguita ma da quella successiva e conteremo 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nella successiva. Andiamo a creare gli aumenti, quindi nella catenella successiva ai sei punti che abbiamo eseguito, andiamo a creare tre punti bassi nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente 6 punti bassi nelle sei catenelle successive, quindi 1, 2, 3, 4. 5 e 6. Adesso vedete è rimasta l'ultima catenella, poi c'è il punto basso e la prima catenella della punta successiva. Qui dobbiamo andare a creare una diminuzione e faremo questo. Entriamo nell'ultima catenella, estraiamo e non chiudiamo. Entriamo nel punto basso sottostante, estraiamo e non chiudiamo, e poi andiamo nella prima della, della, delle catenelle seguenti quindi della punta successiva, prendiamo il filo, estraiamo. Ho quattro asole sull'uncinetto e chiudo poi tutti insieme e ho creato una diminuzione. Si ricomincia perché il modulo è lo stesso. Quindi cosa facciamo? Nuovamente 6 punti bassi nelle prime 6 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. In quella successiva nuovamente 3 punti bassi nello stesso punto, quindi 1. 2 e 3, 6 punti bassi nelle successive 6 catenelle 2, 3, 4, 5 e 6. Nuovamente io ho la stessa situazione di prima. Ultima catenella, punto basso. E prima catenella della punta successiva. E facciamo la stessa cosa. Diminuzione. Quindi entriamo e non chiudiamo, entriamo nel punto basso e non chiudiamo, entriamo nella catenella successiva. Quindi quella la prima della punta successiva, abbiamo quattro asole sull'uncinetto e li chiudiamo tutte insieme. Ed ecco quello che noi dobbiamo andare a fare. Quindi seguendo lo stesso modulo che abbiamo fatto qui, nelle altre ci rivediamo a questo punto per vedere come creare il giro successivo. Arrivati a fine giro, qui dovremmo in teoria fare la diminuzione. La facciamo in questo modo perché dobbiamo anche chiudere il giro. Dobbiamo semplicemente andare sul primo punto basso effettuato. E chiudiamo con un punto bassissimo. Questo si fa ogni fine giro. Quindi questo giro è completo, vedete cominciano a formarsi le nostre punte. Adesso facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Quindi lo dovremmo voltare ogni qualvolta terminiamo un giro. Ripeteremo sempre il modulo di prima, ma dobbiamo lavorare in costa, quindi prendendo la solina esterna. Un'altra cosa che si fa a inizio giro, non si inizia dalla, dal primo punto basso ma si passa direttamente a, a quello successivo, questo solamente inizio giro, per tutto il resto della lavorazione questo non bisogna farlo e comunque mi raccomando, contate perché è fondamentale non sbagliare il numero dei punti, altrimenti poi ehm, la nostra stella viene un po' storta. Quindi, Ricominciamo con la sequenza di prima: 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qui abbiamo fatto i nostri tre aumenti e ci ritroviamo esattamente al centro. E quindi, cosa facciamo? 3 punti bassi. E poi andiamo a creare un'altra volta 6 punti bassi quindi 2 3 4 5 e 6 sempre in costa mi raccomando quindi ormai saranno sempre giri in costa e qui ci ritroviamo nella situazione dove abbiamo l'ultima catenella, il punto basso e la prima catenella della punta seguente. Facciamo le diminuzioni sempre in costa. Prendiamo la solina, estraiamo e non chiudiamo stessa cosa sul punto basso e stessa cosa sulla prima catenella, sul primo punto basso della stella seguente. E cosa facciamo? Chiudiamo tutte insieme e si ripete la sequenza dei 6 punti. Poi l'aumento, diminuzione, facciamo un altro giro insieme e poi vi lascio proseguire da sole. Quindi facciamo anche questo giro e ci rivediamo per farne un altro insieme, arrivati anche alla fine di questo giro. Facciamo la stessa cosa. Qui dobbiamo fare la diminuzione. A fine giro andiamo a chiudere con un punto bassissimo sul primo punto basso eseguito. In questo punto, ecco fatto ed ecco un altro giro completo. Adesso, cosa facciamo? Ve lo faccio rivedere. Catenella. Voltiamo il lavoro perché, come vi avevo detto prima, bisogna sempre voltare il lavoro. Al solito non il primo punto, questo quando iniziamo andiamo direttamente nel successivo perché questo poi verrà preso come avete visto quando concludiamo il giro. Quindi ricominciamo con la sequenza sempre in costa, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sul successivo al solito tre punti bassi quindi siamo qui dove c'è l'aumento e poi sei punti bassi a seguire 1 2 3 4 5 e 6 adesso qui Dobbiamo fare la diminuzione, quindi l'ultima catenella, il punto basso, scusate, l'ultimo punto basso, il punto basso che sta al centro e il primo punto basso dell'altra stella. Quindi diminuiamo sempre non chiudendoli, quindi questi tre punti non li chiudiamo singolarmente, ma tutti insieme come abbiamo visto fino adesso. E poi si ricomincia con la solita sequenza il totale dei giri che dobbiamo fare in, in righe di andata e ritorno quindi voltando sempre il lavoro il totale saranno 13 giri quindi ci rivediamo per vedere insieme come proseguire ed ecco la nostra prima parte del pannello completa e ho realizzato 13 giri perché ovviamente dobbiamo poi creare l'altro pannello che poi andranno cuciti insieme come vedete non è piatto appunto perché, perché, essendo in 3D dobbiamo crearli, cioè poi vedete questa parte profonda quindi non è un difetto ma è proprio esattamente quello che volevo ottenere. Adesso andiamo a creare l'ultimo giro appunto bassissimo. Quindi una volta che abbiamo terminato, abbiamo chiuso il giro, andiamo a creare non in costa punto bassissimo di rifinitura dove poi andremo a creare le cuciture quindi non più aumenti non più diminuzioni quindi dobbiamo andare a fare quindi punti bassissimi su tutti i punti disponibili vedete quindi essendo rifinitura andrà realizzata in questa maniera qui già l'ho realizzato vedete quindi vi dico anche che la misura finale, quindi il diametro da punta a punta è 25 cm. Quindi completiamo anche l'ultimo giro di punto bassissimo e ci rivediamo per farvi vedere la cucitura. Allora, nel momento in cui abbiamo completato tutti e due i pannelli, io li ho accostati e adesso non resta che andarli a cucire. Ho deciso di cucire la borsa fino a qui. Poi, tramite la calamita, non so ancora se metterò tre calamite o una sola. Questa sarà poi la nostra la parte che rimarrà aperta anche per essere più agevole nell'inserire tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi, cosa facciamo? Io mi sono agganciata qui con un nodino e vedete, questo è il punto. Quindi, iniziamo da questo e andiamo a creare questo tipo di cucitura. Quindi mi aggancio un punto indietro e facciamo così, vedete? Andrò a prendere le quattro asole che ci sono al centro, quindi queste due e queste due, e inizio a cucire. Anziché andare da questa parte, io sempre dal basso, quindi andrò sempre nello stesso senso. Una cucitura che già avete visto realizzata in altri tutorial e anche per questo farò appunto questo tipo di cucitura. Quindi i punti sono uguali, quindi ce li troviamo di fronte messi per bene. Quindi questa cucitura la andiamo a realizzare quindi per tutto il nostro perimetro fino a questo punto. E poi andremo a cucire la calamita. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo passaggio. Ecco qui la nostra borsa stella completa. Vedete la forma in tridimensione. Ho inserito qui in queste punte i manici. Ho inserito la calamita. Al solito, se volete foderare mh, liberissime, magari vi conviene, se volete mh, applicare la fodera, farla prima, di, eh, prima della cucitura. Se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, mandate un messaggio. E iscrivetevi sul mio canale se vi fa piacere e se attivate la campanella vi arriveranno le notifiche dei miei prossimi progetti. Vi ricordo inoltre di andare sul sito borgo dei pazzi e col codice che vedete scritto qui sopra potete acquistare sia il cordino Ares che tutto ciò che è presente sulla loro pagina. Ci vediamo al mio prossimo progetto.